Allora, eccoci qua, questa è la bobina, praticamente è rettangolare, come si può vedere, qui. Collegamenti sulla scala abbiamo duecento 4.3. Poi abbiamo mettiamo a zero. Diametro 0,42. Diametro del filo della bobina. Ok. I magneti, come magnete, ho usato questo normalissimo magnete preso dai motorini di avviamento delle macchine, perché in mancanza non ne ho altri. Quindi, ecco qua. Quindi qui sotto ci sono i magneti 1 e 2, un po' improvvisato come rotore, ho dovuto mettergli un po' di nastro isolante per fissarli, altrimenti l'alta velocità li farebbe schizzare. Ok. Allora, non mi resta che posizionare scala. Così qui. Allora rifaccio perché la bobina si sposta con le vibrazioni. Allora.